di accostarsi a Dio. Il primo modo è quello di colui che seppellisce il talento. Fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la martoriata ucraina. Vedo le bandiere qui di Ucraina. E per le popolazioni di Palestina e Israele. La pace è possibile. Ci vuole buona volontà. La pace è possibile. Non rassegniamoci alla guerra. E non dimentichiamo che la guerra sempre, sempre, sempre è una sconfitta. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. Accettano il rischio di mettersi in gioco. Si fidano, studiano. Rinnovo la mia vicinanza alla cara popolazione del Myanmar, che purtroppo continua a soffrire a causa di violenze e soprusi. Prego perché non si scoraggi e confidi sempre nell'aiuto del Signore. Dipende dalla fiducia nei confronti del Signore, che ci libera il cuore, ci fa essere. Oggi celebriamo la 7ª giornata mondiale dei poveri, che quest'anno ha per tema non distogliere lo sguardo del povero. Ringrazio quante nelle diocesi, nelle parrocchie, hanno promosso iniziative di solidarietà con le persone e le famiglie che fanno fatica ad andare avanti. E la sua immagine di Dio non riesce a credere alla sua bontà. Non... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.